Pierluigi Biondi, che dati avete voi? Perché chiaramente li vedete anche alle nostre spalle, le sezioni ufficiali sono poche rispetto ai dati che avete voi. Sì, noi abbiamo un dato su circa 18.000 voti espressi e le percentuali sono intorno al 54%. Naturalmente sono numeri da prendere con le molle perché sappiamo tutti perfettamente che il voto all'Aquila non è uniforme, soprattutto quando ci sono i dati delle frazioni, quindi magari la maggiore presenza o minore presenza di candidati di riferimento di una coalizione piuttosto delle altre altera un po' il dato, e siccome poi nelle frazioni mediamente le sezioni sono più piccole, i risultati arrivano più velocemente. Diciamo che attendiamo molto le sezioni, quelle più Più popolose. popolose, e quindi da lì potremo trarre dei dati, diciamo, un po' più precisi. Crediamo che anche le indicazioni che arrivano dalle proiezioni nazionali possano indurci ad un cauto ottimismo, ecco. Proiezioni nazionali che, lo ricordiamo, sono fatte su un campione del 58% e danno appunto l'uscente per Luigi Biondi al 51,6%, poi segue Di Benedetto 23,8%, dopo poco Pezzopane 23,2%, Volpe 1,4%. Fratelli d'Italia come lista, come sta andando? Ma non abbiamo i dati sulle liste ancora perché ci stiamo preoccupando di fare un passettino alla volta, che quello che ci interessa innanzitutto è capire se è una battaglia che vinceremo al primo turno. Dopodiché i voti alle liste e le preferenze all'interno delle singole liste saranno un elemento di dettaglio importante per i singoli, ma che non può, diciamo, sovrastare l'interesse prioritario, che è quello della coalizione e del centrodestra. Gli unici dati che abbiamo sono quelli che derivano dalle proiezioni che avete mandato in onda anche voi. Centrodestra che si è presentato unito, è rimasto unito anche molto in questa campagna elettorale, sono venuti tanti big. Giorgia Meloni ha chiuso la campagna elettorale appunto alla Villa Comunale, è stato un segnale molto forte, forse anche in prospettiva regionale dell'anno prossimo e nazionale. Intanto la prospettiva nazionale dell'anno prossimo è quella più importante, perché è evidente che non soltanto dai territori, non soltanto attraverso i segnali di riconferma, diciamo più certe, tipo penso Genova o ancora da verificare, e mi riferisco al nostro caso, il centrodestra unito vince. È anche l'analisi che facevano insomma, gli opinionisti, i politici anche, che ho visto in queste ore alternarsi sulle reti nazionali. Ed è evidente che l'Aquila avrebbe tutto l'interesse ad avere un governo di centrodestra per chiudere la filiera con la regione e quindi avere finalmente un'interlocuzione, diciamo, fra virgolette, privilegiata. Non che sia mancata con i precedenti governi, ma sicuramente con un governo di centrodestra il legame sarebbe molto più stretto e molto più utile anche alla città, non neghiamolo. È evidente che Grazie. questo quinquennio è molto diverso dal precedente. Naturalmente entriamo già con una macchina in corsa, con una struttura amministrativa cambiata e che è più plasmata, diciamo, sulla strategia che ci vogliamo dare. Io non mi sono mai sottratto al confronto e al supporto in termini di idee. C'è da dire naturalmente che questo è anche un centrodestra più maturo, un centrodestra che ha fatto la sua gavetta di 5 anni. C'erano molte persone alla prima esperienza con una situazione così complessa, a partire dal sottoscritto. Sono convinto che potremo fare ancora di più e ancora meglio del quinquennio che ci siamo lasciati alle spalle, che comunque, non dimentichiamolo, è stato caratterizzato da quasi 2 anni di stop dovuto all'emergenza Covid.